Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Si sono interrotti i lavori dell'Aula, proseguono ovviamente quelli dei consiglieri per la pausa estiva in vista di settembre, quando inizierà il rush finale della legislatura. L'organo legislativo regionale riprenderà i lavori in aula con le sedute di settembre. I consiglieri, nel frattempo, hanno delineato le priorità da affrontare al rientro dalla pausa estiva per l'ultima parte di legislatura. Di fronte a noi abbiamo sicuramente due questioni molto importanti del programma di mandato da concludere. Uno è il piano dell'economia circolare eh, e il tempo dell'approvazione. Ci sarà l'ultimo confronto eh, in commissione e poi prima di, della fine dell'anno verrà approvato. E poi la questione relativa a Toscana Strade. Noi abbiamo di fronte a noi la necessità di chiudere. Ecco eh, il cerchio politico su questo. Dico eh, che bisogna farlo con serietà, ascoltando tutti, ma è anche arrivato il tempo di, di decidere perché eh, io, che sono un pendolare di quella strada, so la fatica che si fa. Certo. Uh, ragioniamo di tutto, ragioniamo su come tenere in piedi questa società, ragioniamo sul pedaggio. Quello che ho detto al Presidente Gianni lo ridico qui. Se pedaggio selettivo deve essere per uh, i camion uh, e diciamo, per chi uh, lo usa come transito, quelle risorse devono servire in maniera chiara per realizzare la terza corsia o realizzare la corsia d'emergenza. Non basta solo la manutenzione per quel tipo di arteria. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che eh, alla ripresa dovranno approdare in aula perché il piano dei rifiuti deve essere approvato dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale, l'attuazione della sanità territoriale. Cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, merita la massima attenzione perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche il, eh, la legge sul eh, testo unico sul turismo. A settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti, credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante. Il DEFR, ma soprattutto la dimostrazione che è quello che stavamo dicendo a inizio anno: del fatto che l'incremento delle tasse si poteva evitare, si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti. Quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi eh, investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno. Sicuramente il tema della sanità informativa che è arrivata la scorsa settimana e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta scelerata da parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere, ad esprimere le nostre posizioni Penso al piano dei rifiuti, quindi a tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta Cheo e quindi da tutto quello che è il rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è il rifiuto solido, urbano e imprenditoriale della Toscana. Quindi, un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico. L'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello della... Acqua, quindi, quanto noi riteniamo importante è il tema dell'acqua che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multi utility? Beh, a settembre ripartiremo con, eh, con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente chiaramente anche come centrodestra e oltre al centrodestra, anche come. Tutto quel contenitore che si fa alternativa al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito al rientro dalla, dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la Regione Toscana alla prossima scadenza elettorale. Riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali. Prima fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione. Dobbiamo snellire le liste d'attesa, i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre, e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025. Pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda. Il lavoro, la tutela, soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità, che è sempre più un problema, soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente, che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea e dobbiamo cercare di guardare all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Ritengo che questo mese di agosto possa essere, per me e il mio gruppo, eh, punto di analisi e di studio per quelle che sono... Eh, I mali della sanità che ci scontriamo eh, e si scontrano gli utenti quotidianamente, liste di attesa, eh, grandi eh, situazioni di eh, problemi al pronto soccorso, medicina territoriale che non funziona. Una medicina dove i medici di medicina generale debbono andare nelle case di comunità a lavorare, ma in accordo con i sindacati medici, una medicina basata sul valore, cioè eh, fortificare la prevenzione affinché non si vada a spendere tantissimo in quella che è eh, di, fortunatamente una vita che va sempre più a lungo, una vita che, che porta a problemi di cronicità più che di acuzie e quindi una medicina che deve andare, è vero, a... Diciamo a casa del paziente, ma una medicina che comunque sappia reagire a quelle che sono le, le varie situazioni contingenti che si possono creare. Nel frattempo la Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, ha dato audizione ai rappresentanti dell'associazione Luca Coscioni in merito alla discussione sul suicidio medicalmente assistito. Ricordiamo che l'associazione ha consegnato 10.000 firme per una legge regionale. Si è aperto in Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, l'iter di approfondimento sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulle procedure e tempi di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019. Sono stati auditi i promotori, ovvero i rappresentanti dell'Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che il 14 marzo scorso hanno depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale la proposta di legge supportata da oltre 10.000 firme autenticate. Per approfondire la questione, sia di carattere legale che tecnico-medico, sono intervenuti gli attivisti Felicetta Maltese e l'avvocato Gianni Baldini. Andrea Riccio, medico-anestesista, e Roberto D'Andrea, dottorando in diritto penale. Secondo la proposta di legge possono accedere al suicidio medicalmente assistito le persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputano intollerabili, tenute in vita da trattamento di sostegno vitale, pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco. Uno degli ultimi atti approvati dal Consiglio regionale è una risoluzione che chiede alla Giunta di impegnarsi verso il Governo affinché vengano disposte delle, eh, delle risorse finanziarie per le province per svolgere le funzioni a questo ente intermedio. Viene chiesta anche la rielezione diretta dell'organo. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 28 voti a favore del Partito Democratico, Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Merito e Lealtà e l'astensione di Fratelli d'Italia la proposta di risoluzione che chiede interventi e riforme per permettere alle province di svolgere i propri compiti e funzioni assegnate. Nella risoluzione si chiede alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo centrale affinché si garantiscano agli enti intermedi le necessarie risorse finanziarie. Approvato un emendamento fermato. Da maggioranza e opposizioni inserito nell'impegnativa che prevede il ripristino dell'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale, la situazione delle province è sotto gli occhi di tutti, in particolare quella della viabilità provinciale nei territori montani della Toscana. Purtroppo il governo Meloni ha introdotto un taglio di 5 milioni di euro nel 2024 e poi ad aumentare anche negli anni successivi fino al 2028 perché le province toscane oltre ad avere un taglio si troveranno a dover finanziare i costi maggiori che sono emersi a seguito dell'ottenimento delle risorse PNRR. Si parla addirittura che le province toscane per aver appunto ottenuto fondi del PNRR dovranno sborsare adesso circa 24 milioni di euro, con bilanci di per sé falcidiati, purtroppo da scelte sbagliate avvenute negli anni, ma a cui l'attuale governo, con l'ultima legge finanziaria, ha messo un ulteriore carico. Noi abbiamo chiesto alla Giunta di farsi voce di tutti i territori più periferici della Toscana nel chiedere allo Stato di riportare le province a un livello di finanziamento che gli permetta di assicurare una adeguata manutenzione delle strade e delle scuole superiori, le principali competenze di questi enti. Perché chiaramente quando si interviene così pesantemente sulle province, poi si interviene purtroppo pesantemente sui territori già più fragili, perché gran parte dei collegamenti nelle aree montane sono di competenza provinciale e le regioni non possono certo sostituirsi allo Stato. Dieci anni di tagli alle province, aggravati dalle ultime scelte, che invece dovevano andare in controtendenza perché quelle erano state le promesse elettorali al momento delle elezioni politiche. Noi chiediamo che si cambi rotta perché appunto la Regione non può sostituirsi allo Stato nel finanziare le province e perché i territori, chi vive in montagna non è un cittadino di serie B e perché se un'impresa montana ha una viabilità in condizioni eh, così mal ridotte come c'è in tante zone del nostro territorio, può purtroppo pensare di delocalizzare alla faccia di tutti gli altri investimenti che cerchiamo di fare giorno dopo giorno nel governo regionale. Nel frattempo la commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana ha eletto come vicepresidente segretario il consigliere di Italia Viva Maurizio Sguanci. Il consigliere prende il posto di Donatella Spadi, PD, che non fa più parte della commissione e reintegra l'ufficio di presidenza con il presidente Nicolai e il vicepresidente Massimiliano Baldini della Lega. Sguanci è stato eletto con voto unanime su proposta del capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana vi dà appuntamento alla prossima puntata.